Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi una review barra prime impressioni di tutti i prodotti che gentilmente Anastasia mi ha inviato. Sto parlando di Anastasia Beverly Hills, che due settimane fa, più o meno due o tre settimane fa, mi ha inviato praticamente due pacchi giganteschi, di cui metterò alcuni mini video qui. Avevano praticamente dentro tutta la collezione di Anastasia e ero troppo emozionata e non sono riuscita a fare un unboxing per voi, ma ho deciso di aprirli tutti e di sistemarli, di provarli con calma, di fare questo video che è una recensione su praticamente tutti i prodotti di Anastasia che ho provato in queste settimane. Devo già dirvi che sono fantastici, non ho trovato nulla che non mi piacesse e sono davvero contentissima perché ho un cassetto pieno solo di cose di Anastasia e utilizzo praticamente tutti i giorni quelle. Sono meravigliose, io ve le straconsiglio, qualsiasi cosa vogliate prendere è fantastica. Davvero non ho altre parole. Vi faccio vedere nei mini video che ho girato in cui aprivo i pacchetti la quantità di robe che c'era dentro e non lo so, sicuramente non riesco a trasmettervi l'emozione che ho provato io nell'aprirli, perché ero super contenta. Tra l'altro a un certo punto mi sono seduta davanti ai pacchi e non sapevo più cosa fare. Spero che questa tipologia di video vi piaccia. Lasciatemi magari nei commenti qualche vostro parere su come ho realizzato il video, se vi è piaciuto, com'è lo sfondo, visto che oggi ho cercato di fare il cartoncino, quello con la luce al centro. Io vi mando un bacione e vi lascio al video. Dunque, inizio la mia base applicando questo olio idratante, che è un mix di vari oli, come per esempio rosa canina, lavanda e tante altre belle cose che non mi ricordo. Quello che vi posso dire è che mi sto trovando molto bene, nel senso che non noto grandissimi miglioramenti nella stesura del fondotinta. Però quello che mi piace tantissimo è come mi lascia la pelle dopo che vado a struccarla. Me la lascia morbidissima ed è molto profumato, non nel senso che dà fastidio, non so come dire, quasi un'aromoterapia, non lo so, è molto leggero e fresco. Ne ho prese giusto 4 goccine e le vado praticamente a massaggiare bene all'interno della pelle, soprattutto nelle zone dove so che andrò a mettere l'illuminante, e si assorbe anche facilmente. Non ho notato l'aumento di punti neri o la fuoriuscita di brufoli e non mi ha dato reazioni strane, perciò sono molto contenta di quest'olio, che di solito non mi piace usare oli perché appunto credo che mi riempiano i pori, mi facciano venire punti neri, però con questo mi trovo piuttosto bene. Una volta fatto ciò inizio subito con la base, stavolta rispetto al solito dove preferisco fare prima gli occhi e poi tutto il resto, voglio fare prima la base con contouring e tutto quanto, sopracciglia, occhi e così via. Quindi parto subito con la base occhi, che come al solito uso questa qui della Essence, la Love Stage, perché Anastasia non ha una base occhi. E in realtà hanno un waterproof cream color che è nella colorazione Honey, che potrebbe fare da base, però è un pochetto troppo scuro per me e quindi preferisco comunque usare questo qui della Essence. Lo fisso sempre con la cipria della NYX, l'HD Powder nella colorazione Banana. Allora, Anastasia mi ha mandato un po' di fondotinta in stick, che sono fatti così. Il problema è che sono tutti di colori un pochetto scuri per me. Questo qui è più chiaro, si chiama beige. E non so se vedete, ma è leggermente scuro, leggermente pesca. Allora, vorrei comunque provare a utilizzarlo oggi. E quello che vorrei provare a fare è mischiarlo a un fondotinta bianco. E ha un po' del kit in crema per il contouring, un po' di questo qui, e cercare più o meno di schiarirlo in qualche modo, perché voglio comunque provare ad usarlo. Beh, non è malissimo proprio, eh.
Quindi ci aggiungo un po' di bianco, che è il mixer per il fondotinta di NYX. Allora, come prima impressione si sente un po' sulla pelle. Può anche darsi che sia perché io l'ho mischiato con il foundation mixer della NYX, questo qua bianco, e può essere sinceramente perché comunque questo da solo appesantisce un pochino. Non lo so, vediamo come una volta fissato. Quello che vi posso dire già da subito è che sul naso si è aggrappato per bene a tutte le, pellicine. Ma magari applicando le polveri e i correttori, tutto quanto, sfumandoci sopra, si riequilibra un po' la situazione. Vediamo un po' cosa succede. Quindi, quello che volevo fare è, come correttore, non usare il mio solito correttore, ma andare direttamente con la palette per il contouring di Anastasia. Vediamo un po' cosa succede. Ci ho messo giusto una goccina d'olio. Direi di provare prima con questo colore, poi al massimo di aggiungere banana, per vedere un po' la situazione. Sì, ho bisogno di banana. Ho paura che questo non si fissi neanche a pregarlo. Di solito non mi piace fare il contouring in crema, perché trovo che siano tantissimi passaggi che appesantiscono solamente molto. Non lo amo particolarmente, preferisco sempre le polveri, anche se comunque sono particolari io, perché alla fine, avendo la pelle secca, il contouring in crema, se fatto con prodotti giusti, aiuta, diciamo, anche a rendere la pelle più luminosa e, insomma, contribuisce a mascherare un po' la secchezza. Provo a sfumarlo sempre con questo pennello, vediamo com'è la situazione. Allora, devo dire che non la sento così pesante come il fondotinta, però ovviamente essendo un prodotto in crema mi sta andando subito nelle pieghette, quindi voglio fissarlo e voglio provare a vedere con le luci se la cipria di Kat Von D fa flashback, perché l'ho appena comprata e non ci ho ancora fatto delle foto con il flash, quindi proviamola insieme e vediamo un po' cosa succede. Eccola qua. Allora, non ho bagnato la spugnetta, mea culpa, vabbè, ce ne faremo una ragione. La bagneremo con l'acqua termale. Dunque, innanzitutto vado sempre con la spugnetta a togliere un po' di prodotto, perché sennò mi va tutto nelle pieghette anche se lo fisso. E non è proprio bellissimo. E con l'altro lato vado a prelevare un po' di polvere. Ci facciamo un bel po' di baking. Ok, una volta fissate le zone critiche, andiamo di contouring, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare qua. Qui. Allora, Light Sculpt, che è quello centrale, e noi ci fiondiamo direttamente su di lui, perché gli altri mi sembrano piuttosto scuri, e comunque quello centrale... Ma diciamo che magari mi butto soprattutto su questi due qua. Vediamo un po' cosa succede. Ho il terrore che sia troppo scuro. Come vi dicevo, non sono una fan del contouring in crema su me stessa, ma pensavo fosse molto più difficile farlo. Cioè, nel senso, pensavo fosse molto più una menata, invece lo trovo abbastanza semplice. Non mi dispiace,
e credo che lo farò più spesso. Una volta fissato tutto con la cipria, vado a fissare il contouring che ho fatto prima in crema con dei prodotti in polvere, e questo ovviamente è il contouring kit, nella colorazione light medium. Prendo il pennello A19 di Anastasia Beverly Hills, prendo il colore, quello centrale, che si chiama Fawn, è il più conosciuto di Anastasia, lui, e vado a leggermente riprendere il contouring. Con un pennello più piccolo invece vado a prendere la shade banana e probabilmente la mescherò insieme a vanilla. E questa è la 7, sempre di Anastasia. E con i due colori vado a illuminare il contorno occhi. Vediamo un po' cosa succede. Vado a fare gli occhi. Inizio dalle sopracciglia e come colore utilizzo granite, sempre di Anastasia Beverly Hills, e questa è una delle loro pomade, e con questa mi trovo da Dio, infatti come vedete, se si riesce a vedere, è già un po' consumata, non si è ancora seccata, niente, quindi ottimo. Poi basta semplicemente metterci dentro una goccina di Duraline nel caso in cui si secchi un po', e non so cos'era questo gesto, ed è ritorna praticamente come nuova, quindi è ottima, fantastica. Non faccio le sopracciglia in video, vi farò vedere giusto dei pezzettini mini mentre le faccio, perché ultimamente sto avendo molti problemi a disegnarmele, non capisco perché, evidentemente mi sto rimbambendo e non riesco più a disegnarmele bene da sola, perciò con l'aiuto di questo bellissimo specchio, ecco qui, con l'aiuto di questo bellissimo specchio mi farò le sopracciglia e voi vedrete un po' passo passo come le faccio. Devo dire che il kit in contouring in crema per il contorno occhi non è niente male. Guardandomi così da vicino devo dire che con il kit in polvere del contouring si è fissato tutto molto meglio e la pelle risulta molto più compatta, i pori sono un po' più riempiti, ovviamente ho messo su un bel po' di ciprie, quindi ovviamente tutto risulta un po' più asfaltato, però non è male, ecco. Non è male, il fondotinta non risulta poi così tanto cakey, se non per il fatto che sul naso rimane comunque attaccato a tutte le pellicine, quindi quello vabbè, un po' così, però per il resto del viso non è affatto pesante come effetto finale, ecco. Poi certo come sensazione lo è un po', però come effetto finale non è assolutamente pesante. Una volta finito con le sopracciglia le vado a fissare con il Clear Brow Gel, sempre di Anastasia, e questo vi posso dire che è praticamente tutti i giorni che lo uso ed è fantastico, davvero meraviglioso. Blocca in posizione le sopracciglia in maniera impeccabile e davvero, cioè, le tiene fissate nella posizione in cui decidete di metterle ed è meraviglioso, veramente fantastico. Allora, ho anche provato il Tinted Brow Gel. Però devo dire che questo le tiene molto più ferme, mentre il Tinted Brow Gel è meno pesante come effetto finale, anche se colora un pochino di più le sopracciglia, però appunto le tiene meno fisse, quindi io alla fine preferisco comunque lui. Inizio con i trucco occhi e nella piega della palpebra vado ad applicare questo colore qui che si chiama Orange Soda e lo applico con il pennello A10, sempre di Anastasia. Questo colore è fantastico come colore di transizione perché è proprio il classico pesca chiaro ed è una gioia. Devo dire che questo pennello, la 10, non è proprio come quello di MAC, il 217, è molto più denso e più duro. E questo mi piace perché ti permette di concentrare bene il colore dove lo vuoi.
E se se ne applica poco per volta, lo rende anche semplice da sfumare. Poi gli ombretti e le fedi di Anastasia sono fantastici. Sono davvero, davvero ottimi. Non ne ho ancora trovato qualcuno che abbia dato dei problemi. Ho usato anche i colori più strani. Cioè, tipo i verdi, blu, blu notte. Sono tutti ottimi, davvero buonissimi. Super morbidi. Tranne qualche matte che è un po' più polveroso più che altro e un po' più secco, ma sono tutti davvero fantastici. Poi per dare profondità alla piega della palpebra vado ad usare questo ombretto qui che si chiama Brick e credo che sia uno della collezione estiva. Sempre con un po' di prodotto in crema della palette per il contouring, e prendo sempre banana, vado a fare una specie di cut crease inversa. Quindi l'ombretto che voglio andare ad applicare adesso è questo verde qui, che ha dei riflessi dorati e si chiama Venice. È uno dei nuovi colori della collezione estiva ed è veramente meraviglioso. E lo vado ad applicare solo sulla parte che ho schiarito con il correttore barra crema da contouring. Quindi lo applico con un pennello di NYX, questo è uno della nuova collezione dei pennelli con il manico ergonomico. Una volta applicato sull'interno dell'occhio Venice, vado a unire il colore caldo con appunto questo verde, verde acqua con riflessi dorati. E utilizzo questo colore qui che si chiama Blazing. Poi con il colore Hot Chocolate vado a scurire un po' l'angolo esterno per dare ancora un po' più di profondità. Per l'anima inferiore vado ad utilizzare la matita Dark Side, sempre di Anastasia. L'ho già usata un'altra volta questa, ma come vedete al primo impatto è nerissima ed è anche super sfumabile. E prendo sempre lo stesso pennello che ho usato prima, che è quello di NYX, il numero 28, che è ancora un po' sporco di Hot Chocolate e Brick, e vado a sfumarla. Ok, sono abbastanza soddisfatta degli occhi. Non vorrei aggiungere altro, ma vado solo di mascare ciglia finte. Quindi come blush utilizzo il trio Peachy Love, in particolare il colore Miami, che è l'arancione, questo qua. E ho usato spessissimo questi blush, aiuto, li ho usati molto e sono davvero super pigmentati e si sfumano davvero benissimo. L'unica cosa è che appunto essendo molto pigmentati bisogna stare attenti a quanto se ne preleva e a sbattere bene il pennello dopo averli prelevati. Vi faccio vedere. Uso questo qui piccolino che è la 22 di Anastasia. E già solo facendo due passate leggerissime vedete già il prodotto sul pennello. Quindi basta toglierne un pochino e applicare. Trovo che i trio dei blush siano fantastici perché comunque in un solo compact che è poi tra l'altro fighissimo, cioè, non so se l'avete visti, sono stupendi i loro packaging. Avete tre blush che possono essere usati addirittura insieme per creare delle sfumature e sono fantastici, sono proprio stupendi.
Come ultimo step metto l'illuminante e utilizzo entrambe queste due palette, la Glow Kit Sun Dipped e l'Aurora, che sono bellissime, sono stupende. Non mi piacevano gli illuminanti glitterati prima, ma adesso trovo che con il giusto pennello, la 23, i glitter non prendano così bene sulle guance e in tutti gli altri punti del viso, quindi sono assolutamente utilizzabili, anche se un po' glitterati, proprio leggermente. Adesso vedrete comunque applicati come sono. Comunque sono stupendi, l'Aurora è fantastico, perché anche io che ho la pelle molto chiara riesco ad utilizzare tutti i colori, perché comunque hanno una base più o meno trasparente. Per esempio anche questo non ha una base scura, perciò quando io giro la testa non si vedono le strisciate di colore, che è la cosa che mi dà fastidio. Ma si vede appunto solo il riflesso pieno quando poi colpiscono la luce. Quindi applico prima Summer del Sun Dipped e poi applicherò Lyra. E ora ci applico sopra Lyra del Glow Kit Aurora. E dai, iniziamo anche l'eclipse, no? Perché tre illuminanti sono meglio di uno. Cioè, se questo non è blinding, io non so, Sono fantastici, sono proprio bellissimi. Con un pennello piccolo, e uso la 2, vado ad illuminare anche l'arcata sopraccigliare. Quindi ultimo prodotto che manca sono le labbra. Per quanto riguarda le labbra, credo che i rossetti di Anastasia siano davvero fantastici. Li ho provati, ho provato più o meno un colore per ogni tonalità. E devo dire che l'unico con cui ho avuto davvero un problema è stato Spicy, che è questo qui, è un arancione fluo. Problema nel senso che è un colore fluo, è molto difficile da rendere come rossetto liquido e tende a sgretolarsi un pochino e a non separarsi per andare a finire nelle pieghe, eccetera. Il modo migliore per farlo durare è applicare sotto un primer, tipo questo di Anastasia, o anche quello di MAC, sono comunque primer trasparenti per le labbra, e fare un'unica passata, e in questo modo dura tantissimo ed è fantastico e stupendo sulle labbra. Altrimenti questo appunto si spezzetta un po' bruttino. Niente di irreparabile, insomma, basta un primer, delle labbra belle idratate e funziona alla perfezione. Quindi per questo trucco andrò ad applicare Ashton. Yes, Ashton e Naked, e cercherò di fare tipo un ombre, vediamo come viene. Quindi questo è il risultato finito, con il rossetto chiaro al centro sfumato con il dito. E adesso applico un po' di Fix Plus, giusto per fissare tutto quanto, e ci rivediamo tra un attimo. Dunque, come vi dicevo, i rossetti sono fantastici, con sotto la loro base si applicano benissimo. E un'altra piccola cosa che ho notato è che quando le riapplicate dopo magari aver mangiato oppure durante la giornata, tendono a fare quell'effetto tipo cementino sabbietta sulle labbra, nel senso che non si amalgano perfettamente con lo strato sotto e perciò danno un attimo questa sensazione. Non ho trovato problemi nella durata, nel senso che su di me non si sbriciolano, non cadono pezzettini in giro, vanno via piuttosto decentemente e niente, poi sono colori fantastici, quindi mi piacciono tantissimo.
e continuo ad usarli, perciò vuol dire che mi piacciono e sono buoni. Con sotto la loro base non è che non si asciugano del tutto, rimangono un po' più morbidi e perciò quando andate ad applicare un altro colore sopra appunto non fa quell'effetto cementino. Quindi questo è il look finito con tutti i prodotti di Anastasia Beverly Hills. Spero che vi sia piaciuto, se volete lasciate un like qua sotto che mi farebbe tanto piacere, lasciatemi dei commenti se volete vedere qualche recensione in particolare di alcuni dei prodotti oppure gli swatch di tutti i rossetti, dei gloss. Sono curiosa di sapere cosa vorreste provare. Vi invito a iscrivervi al mio canale per vedere tutti gli altri video che pubblicherò e niente, noi ci vediamo nel prossimo video, un bacione!